la via Persicetana, il rettilineo che conduce dal capoluogo a Persiceto, fu tracciato verso la metà del XIII secolo. Alle porte della città di San Giovanni sorgeva una chiesa dedicata al bambino Gesù e accanto ad essa, su una piccola altura, un poggio appunto, si trovava un pilastrino recante l'immagine dipinta della Vergine Maria. Poco lontano dall'immagine sacra sgorgava una fonte considerata miracolosa per le sue proprietà taumaturgiche. L'immagine della Madonna del Fonte o del Poggio incominciò allora ad essere venerata da molti. Per questa ragione si ritenne utile custodirne l'icona in una apposita cappella. Nel 400 la cappella fu inglobata in un edificio più ampio e nel secolo successivo si iniziò la costruzione della chiesa attuale più vasta per contenere le folle di pellegrini che giungevano continuamente ad implorare grazie e guarigioni alla venerata Madonna. Di grande interesse è il ciclo pittorico del Cinquecento che decora l'abside, ritenuto opera di maestranze lombarde. Gli affreschi sono contenuti negli spicchi e nelle lunette della volta, ove si possono distinguere la Vergine Assunta al centro, affiancata dai santi. Al centro della parete absidale è raffigurata l'Adorazione dei Pastori, attribuita a Biagio Pupini. Sull'altare maggiore è collocato un monumentale tabernacolo ligneo risalente al 1752. Nell'Ottocento molti furono gli interventi di modifica. Fu demolito il portico della facciata, vennero rifatte le facciate e le finestrature e fu costruito ex novo il campanile. Nel 1859 l'immagine della Madonna venne portata per la prima volta in processione per le vie di Persiceto. Da quel momento il rito si cominciò a perpetuare con regolarità e ancora oggi si ripete nella settimana dell'Ascensione come per la Madonna di San Luca a Bologna. Nell'aprile del 77 il dipinto fu disgraziatamente trafugato e sostituito con una copia.